Allora, buongiorno a tutti, sono Mauro Marizzo, per chi ancora non mi conosce, lavoro in SRC Treviso come, e tra le altre cose anche come Life Architect. Prima di iniziare questa traccia volevo subito mettere in chiaro di che cosa parlerò. Di sicuro non vi spiegherò come realizzare un cluster Life passo passo. Vedete questa property, fate questa cosa qui, questa cosa qui, questa cosa qui. No, ci sono i corsi per fare questa cosa, c'è consulenza, per cui la do anche un po' per scontata. Oppure come installare l'iFrame, singole stanze o cluster all'interno di Amazon Web Services. Anche qui non mi interessa in questa sessione. Così come non mi interessa spiegarvi confrontare le diverse soluzioni IaaS. Cosa intendo? IaaS è un acronimo che sta per Infrastructure Application as a Service, quindi un servizio che mette a disposizione una infrastruttura. Qui ne vedete alcuni citati tramite i loghi, qualcuno magari lo conoscete, altri no, ne ho dimenticato qualcuno sicuramente di citarne qualcuno, perché ce ne sono tanti. Di cosa parlerò invece? Parlerò di alcune possibili architetture di una soluzione Life. Life è un prodotto flessibile, l'architettura in cui si incastra è molto variabile, quindi ne citerò ancora solo qualcuno. Degli elementi, fornirò degli spunti di riflessione sugli elementi da sapere, considerare nel momento in cui state progettando o state realizzando il vostro cluster. Le attenzioni, dove porre l'attenzione? Cluster potete realizzare in casa oppure quando decidete di passare al cloud, che cosa valutare? Ovviamente parlerò anche di Amazon Web Service perché è un provider di IaaS su cui ho avuto esperienza diretta e quindi posso darvi delle informazioni attendibili di prima mano. Intanto, un breve sondaggio. Chi di voi sta utilizzando le Free Cloud? Sulle manine? Pensavo di più. Chi su Amazon? Chi sta valutando di passare a una soluzione in cluster? E scusatemi, in cloud? Ok, in genere i motivi che spingono a passare al cloud, invece che tenersi tutto in casa, sono diversi. I motivi più comuni sono quello di evitare una spesa iniziale per determinate situazioni, nel senso devo verificare il nuovo prodotto ha bisogno di un'architettura, l'architettura è composta da tanti server, non li ho in casa e devo comprare, no? Non li voglio comprare, perché se poi la mia sperimentazione non ha esito positivo o comunque emergono altre complessità, mi trovo della ferraglia in casa e non so che cosa farne. Quindi, mi sfrutto il cloud come elemento per prenotare, affittare per un certo tempo delle risorse e poi liberarle quando non mi servono più. Oppure l'altro motivo è solo una startup, ho una bella idea, per ottenere un finanziamento devo dimostrare che è fattibile, è realizzabile, oppure devo andare live per iniziare ad guadagnare soldi per poi potermi autofinanziare e crescere, quindi ho bisogno di un investimento iniziale che sia basso, ridotto, contenuto, e il cloud è una buona soluzione. Un altro motivo comune della valutazione o comunque del passaggio in cloud sono cattive le esperienze sulla propria pelle di un disaster recovery. Per disaster recovery, ad esempio, visto che ultimamente c'è stato molto bel tempo in Italia, è piovuto tanto, si è allagato il vostro data center, tutto il data center giù. E basta, sono down, quindi reagire, avere una soluzione che mi faccia da backup al mio data center, comunque sia supporti determinati tipi di disastri, potrebbe essere interessante, e il cloud è una di queste opzioni. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una architettura di una soluzione Life, quindi stiamo parlando di un trenino chiamato Life, stiamo parlando di un'architettura, di qualcosa che è molto più complesso, che coinvolge molti più elementi. Allora, volevo, a posto di questa foto, metterne un'altra, per chi ha
la mia età, si può ricordare, si ricorda il telefilm della famiglia Adams dove c'era Gomez che faceva scontrare due trenini. Quindi se l'architettura non è realizzata nella maniera corretta, configurata nella maniera corretta, quello che capita alla vostra architettura è i due trenini che si scontrano. Quindi conosciamo davvero l'architettura di Liferay? L'architettura di Liferay è un'architettura su tre livelli. Parto dal più basso, il livello della database repository, quindi Liferay si basa su dei dati, delle informazioni. Le informazioni sono di tipo relazionale e quindi stanno sul database relazionale. Le informazioni sono anche dei file, PDF, documenti, zip e quant'altro, e quindi stanno su una document driver storage. Oppure ho altri, le informazioni stanno su sistemi di backend, che potrebbe essere nel server, nel chat server, nei sistemi ERP, nel sistema CRM, altri sistemi. Questo è tutto lo strato database repository, che è una parte importante dell'architettura. Queste informazioni sono gestite da chi? Da un'applicazione, guarda caso si chiama Liferay, è un'applicazione Java che ha bisogno di un server container, application server per funzionare. Tomcat, JBoss, WebLogic, WebSphere, quasi tutti. Sopra all'application server c'è lo stato presentation. Il nome non è felice perché non è lo strato di presentation, è lo strato di accesso. Ha poco a che fare con la presentazione, perché la presentazione è onere e onore di altri. Lo strato presentation è un web server che funge da bilanciatore, quindi diretto il traffico tra i vari nodi, e da reverse proxy. Quindi proxa le richieste dall'esterno verso l'interno, le disaccoppia, crea una barriera, quindi essendo l'unico, diventando l'unico punto di accesso alla mia soluzione, lo difendo, è un meccanismo di difesa verso l'esterno. Non fa altre cose, il web server non fa nient'altro. Potete fargli fare qualcosa se avete esigenze business particolari, però in un'architettura Liferay non fa nient'altro. Quanti server ne servono per installare una soluzione Liferay? Uno. Tutti questi tre livelli possono essere condensati in un unico server carazzato correttamente per supportare tutti i miei traffici requisiti. Devo fare un servizio intranet, una intranet che mi deve gestire il mio team di sviluppatori, avrò più o meno 100 richieste contemporanee al secondo, 1000 richieste contemporanee al secondo, un unico server. 10.000 richieste contemporanee al secondo, un unico server. Dipende da che tipo. Dipende se l'ha fatto bene, ma con un unico server. Perché un unico server mi basta? No, diciamo di no, perché ci sono degli elementi che mi spingono a passare a una soluzione in cluster con più server. I motivi sono motivi prestazionali, perché magari un unico server mi basta, motivi di scalabilità, oppure di disponibilità, soprattutto di disponibilità. Se quel server va giù, il mio servizio va giù, quindi devo comunque avere un altro server che mi risponde che è operativo. Dal punto di vista delle prestazioni, gli elementi da considerare sono quattro, che ho recitato in questa slide. La CPU, le applicazioni web Java sono fortemente, fortemente sensibili alle prestazioni della CPU. Più performante la vostra CPU, più velocemente le richieste vengono risolte, soprattutto le richieste HTML, perché sono conseguenza della elaborazione di tutte le porte che avete messo in pagina, però anche le richieste del CSS o del JavaScript, perché vengono fatte delle attività, dei prefiltri su queste informazioni, e quindi anche queste sono comunque CPU consumi. La memoria è importante, non solo per il fatto che magari c'è l'attività di garbaging che stressa la CPU, ma anche per strategie di caching e strategie applicative. Se il mio application server ha 2 GB di RAM e io devo caricare, elaborare, identificare un QR code all'interno di un PDF, sicuramente non mi caricherò tutto il PDF in memoria, perché su 2 GB forse ci sto. Avere un raster di una pagina 4. L'IO di disco non ha tanto impatto su Liferay, l'IO di disco, quanto su altri elementi che fanno parte della mia architettura. Il database è molto sensibile al disco. Il motore di ricerca è molto sensibile alle performance del disco. Liferay un po' meno, lo usa poco, cerca di usarlo poco. La rete ha un impatto perché, soprattutto nel tratto dal browser verso il mio application server, quel canale, quel tubo dice quanti byte viaggiano.
in base deve essere teoricamente sufficientemente largo per gestire tutto il mio traffico. Se non ce la fa a soddisfare il mio traffico, ecco che i tempi di evasione delle richieste si allungano perché trovo occupato. Se i tempi di evasione si allungano a causa della rete, ecco che il thread di elaborazione non può chiudersi. Se non si chiude, le risorse di memoria allocate per produrre quel risultato rimangono impegnate, quindi non possono essere garbaggiato, quindi non ho memoria a disposizione, quindi faccio più attività di garbaging, quindi consumo di più CPU. Vedete che è tutta una catena e ogni elemento è importante essere rilanciato bene, perché uno non è correttamente configurato, tutti ne soffrono. Una cosa da sapere, da prendere come dogma di fede, è che il fisico di la sua virtuale. Questo è innegabile. Quindi, qui vedete una CPU con di tipo enterprise livello medio, sono 10 core, 2 thread, quindi teoricamente ho 20 thread lavorativi, su un sistema che questa CPU può sfruttare, uno è proprio guerra, tanto per citarne uno, che offre CPU, quindi potenza di calcolo, a delle macchine virtuali. Ora, è vero che se le mie macchine virtuali non fanno niente, un thread di questa CPU può servire più richieste, perché nei tempi morti l'ha appassionato. Però se la mia applicazione sta lavorando tanto, quel thread non può essere liberato. Quindi in genere la proporzione è che un core di macchina virtuale è uguale a un thread fisico. Se su quella macchina da 20 core ci mettete 4 macchine virtuali da 10 core ciascuna, da 23 a 10 core ciascuna, soffrono. Se sono impegnate, a lavorare, soffrono, perché il sistema di hypervisor che cosa fa? Stoppa un processo e dà il suo suonato. E quindi si allungano i tempi e ritorniamo nel canale che si muoveva la corda di prima. Altro motivo per cui si va in cluster è la scalabilità. La scalabilità è una cosa difficile da decidere, perché difficilmente conosciamo qual è la capacità di erogazione sufficiente alle nostre esigenze. Molto spesso capita di dichiarare architettura in cui mi dicono sì, voglio una soluzione che riesca a gestire 10.000 utenti locati e 50.000 pagine a mese. Va bene, ti prendi un server, sicuramente funziona. Non ci sono dati che mi dicono che qual è il picco al minuto, qual è la banda al minuto. Queste sono le informazioni che mi servono, quali sono i thread attivi al minuto, se non al secondo. Queste sono le informazioni che mi servono per stabilire qual è la potenza dell'infrastruttura che devo creare. E poi mi serve sapere non solo il picco, ma anche assoluto, ma anche un picco medio, per capire più o meno che cosa devo per forza metterti. Poi magari posso ragionare sul picco assoluto. La scalabilità quindi dovrebbe tararsi su un'architettura, un'infrastruttura, un'infrastruttura che sia in grado di soddisfare il mio picco medio e poi possa crescere, quindi espandersi, nel momento in cui ho il picco massimo assoluto. L'espansione può essere on demand, quindi appena ho dei sensori mi dicono guarda che stai sforando, quindi inserisci un nuovo attore. E molta differenza la fa se ci sono meccanismi di automazione di questo processo. Quindi non è un essere umano che si guarda i log di JVM, di Java Melody, di quale altro strumento voi avete, di Nagios, ce l'abbia di Nagios e dice guarda che hai raggiunto questo picco, ok, aspetta che c'è una macchina virtuale. Deve essere qualcosa di automatizzato. E poi ci sono diverse strategie di scalabilità da considerare. C'è la scalabilità verticale, che non è solo sul fatto che io possa aumentare le risorse della mia macchina, quanto il fatto che io possa aumentare i livelli di frammentazione della mia architettura, per cui magari prendo un servizio e lo porto fuori, lo do da fare ad altri attori. In questo modo il servizio da cui estraggo questo compito svolge meno cose e quindi diventa più performante. L'altra scalabilità è la classica scalabilità orizzontale in cui ok, metto altri attori accanto che si ripartiscono il traffico. Passiamo al terzo elemento, disponibilità. Disponibilità significa reagire ai disservizi.
I disservizi possono essere a livello di server, quindi c'era un servizio fornito da un server e il server va giù per un motivo X, che può essere hardware, ma può essere anche software. E quello software è più difficile da gestire, perché se hardware si sa perché la macchina è spenta, software è difficile valutare quando effettivamente il software non sta funzionando. E in questo caso la soluzione alla disponibilità è fare un cluster, quindi metto un altro attore, si ripartiscono il carico, quando uno non va per un motivo X, l'altro si prende carico di gestire tutto, e ovviamente deve essere dimensionato per gestire il suo carico più almeno la metà dell'altro. E torniamo, conosco davvero le mie esigenze? Oppure l'altro tipo di servizio è il servizio di, a livello di data center, quindi tutto il site che ospita la mia architettura va giù, diventa disponibile per un motivo X. La signora della polizia ha staccato la corrente. Ecco che ci sono, per sopperire a questo tipo di servizio, ci sono diversi meccanismi. Quindi c'è un meccanismo caldo-freddo dove io ho un'altra architettura parallela che è messa lì. Nel momento in cui va giù la prima architettura, ripristino i dati con il backup e poi lo rendo operativo. Questo ha un tempo perché c'è un intervento umano. Nella soluzione Hot Warm in realtà il secondo data center è comunque operativo, tutti i sistemi sono riservati, i dati sono stati sincronizzati in maniera quasi sincrona, a tempo reale, e quindi nel momento in cui il primo data center, il data center attivo va giù, il secondo data center viene subito sollecitato delle richieste e le può subito evadere. Ovviamente c'è il problema del link tra i due nodi. È vero che il nodo è la comunicazione monodirezionale, dall'attivo verso il passivo, però ci deve essere una rete abbastanza sufficiente e potente. Il terzo esempio è il meccanismo hot-hot, chiamato geocluster. Significa che ho due architetture geograficamente distinte e tutte evadono le richieste contemporaneamente, quindi sono entrambe attive. Qui la complessità aumenta perché devo mantenere sincronizzati gli artefatti software, tutti gli interventi che faccio di server devono essere applicati su tutti i nodi in tutti i due siti. E ovviamente diventa ancora più importante il traffico che nella comunicazione tra i due siti, perché il traffico è bidirezionale. Modifico un dato di qua, adesso devo trovarmelo di là, modifico di qua, devo trovarlo dall'altra parte. Ok, passaggio a cluster. Cosa mi serve sapere ancora? Mi serve sapere ovviamente come funziona l'IFRE, perché in tutta questa architettura l'IFRE è un componente importante. Mi serve sapere, a me l'ha detto, questa è l'architettura interna di l'IFRE, è un'architettura a livelli che evidenzia non solo i vari framework che lui espone, ma il fatto che nei vari livelli c'è un framework che rende le funzionalità pluggable. Quando una funzionalità è resa pluggable significa che io la posso sostituire, diciamo a caldo, nel senso che io la sostituisco ma tutta la resta dell'architettura non se ne rende conto, perché lei dialoga, è un indexer. Io ho un framework di indexer dove c'è un index wrapper e tutti i miei portlet sopra dialogano con l'index writer. L'index writer al suo interno parla con un meccanismo di indexer che è Lucene. Se ci metto Solar, è il meccanismo interno che sa che deve chiamare Solar, non quello che sta sopra. Quello che sta sopra non se ne rende conto. Però questi framework mi servono per la cosiddetta scalabilità verticale, perché prendo l'esercitazione e la porto fuori. E quindi faccio fare al portale meno lavoro. E quindi ho un altro attore che può scalare, performare e essere messo disponibile secondo le sue regole. Di questa architettura l'aspetto importante è questo, molto importante, il caching. L'IFRE sfrutta in maniera pesante, pesante, pesante i meccanismi di caching. In tutti i suoi strati, nello strato di persistenza, perché tutte le query che faccio sul database vengono cacheate a livello di entity e a livello di ricerche. Significa che prendo l'informazione del database, me la metto in cache e non gliela chiederò più finché non so che devo chiedergliela. Il database non lo considero più. Per dire una cosa, ho fatto dei benchmark su dei siti con utenti guest, avevo 1000 thread attivi che saturavano l'IFRE e i thread verso la comunicazione verso il database era 0 byte. Erano 1000 utenti che arrivavano sul portale. Questo perché arrivavano tutti su informazioni in cache.
Stato servizi, anche qui, cache delle informazioni che vengono elevate, sono dati e database che vengono in qualche modo arricchiti, preelaborati. Ci sono due cache, una delle informazioni che devono vivere sul nodo e altra delle informazioni che devono vivere o comunque interessare tutti i nodi che fanno parte del cluster. Più meccanismi superiori, cioè anche a livello di presentazione, quindi di front-end, io ho un cache a livello di CSS JavaScript perché li minimizzo, li comprimo e li riduco, quindi riduco il numero di richieste. Perché anche la parte delle richieste HTML vengono gestibate, oppure cerco di, se la pagina è composta da diverse portrait, cerco di cacheare dei frammenti di portrait o di HTML in modo che poi la composizione finale richieda meno calcolo, meno potenza di lavorazione. La cache è importante, innanzitutto sapere che in HTML è tipo invalidante. Cosa significa invalidante? Invalidante significa che i messaggi che i vari nodi si scambiano sono solo messaggi del tipo guarda che ho aggiornato questo dato, se ce l'hai in cache annulla, cioè non gli passo il dato, gli dico solo guarda che il tuo dato non è più valido, te lo devi riprendere dalla fonte autoritativa. Se voglio qualcosa che non sia invalidante è consigliato passare su sistemi di memoria più che fare una cache propagata dove mi passo anche le informazioni, conviene passare a meccanismi di memoria centralizzata, dove c'è un sistema esterno che si occupa in prestazione, in livello prestazionale, alta disponibilità di fornire la cache e tutti i nodi la vanno a prendere da lui. Memcache è una di questa, per raccogliere un altro elemento, strumento, poi so, può esserci anche Coil, so quello che volete. Cosa serve ancora sapere nel passaggio a cluster? Il database, tutti i nodi che incidono sullo stesso schema di database devono essere in cluster tra di loro. Non posso avere due dei frame separati che vanno sullo stesso database. Perché? Per la cache di prima. Primo nodo, accedere all'informazione sul database, se la metti in cache. Secondo nodo, accedere all'informazione sul database, se la metti in cache. Secondo nodo, modifica l'informazione, trasferire sul database. Primo nodo, continua a fornire l'informazione alla cache, perché nessuno gli ha detto che è cambiata. La modifico, la scrivo, ho perso la prima. Ho perso la prima scrittura. Ha sbagliato l'iframe? No, avete sbagliato voi perché non avete messo in cluster i due nodi. Document Library, anche questo deve essere condiviso tra i due nodi. Conviene utilizzare una cartella RFS perché mi fornisce un lock a livello di file system, quindi per la piccola porzione di informazioni che può creare conflitto, ho il lock fornito dal sottosistema. Lucene, ogni nodo ha la sua copia locale. Se le attività di ricerca sono predominanti, oppure se avete un cluster che supera i 4 nodi, potete verificare se vi conviene portare fuori la ricerca. Ripeto e sottoscrivo, potete verificare se vi conviene portarla fuori. Non è dovete. Sapete che sull'iframe c'è il meccanismo di bootstrap, per cui quando un nodo viene su, contatta le controparti e dice che versione di indici hai, questa, bene. Me la fornisci, dando degli indici, me lo porto in pancia, parto con gli indici aggiornati. Schedulatore. L'iframe è uno schedulatore interno dei suoi job, si basa su Quartz. Quartz usa il database come sistema di coordinatore, come coordinatore. Per cui, grazie al database, so quale nodo sta eseguendo il job, so se quel nodo è morto mentre lo stava eseguendo, quindi ho meccanismi di resumi. È tutto carico su Quartz. Ok. Cache. Gli oggetti della cache vanno a finire nell'old, quindi non è un memory leak se vi trovate l'old vuoto, l'old riempito, e stabilisce e cache come poter garbeggiare i suoi oggetti. Andiamo veloci perché sto un po' sforando. Primo cluster, cluster a room, load balancer. Il meccanismo di comunicazione tra i vari nodi si chiama cluster link, è stato sviluppato dai Flare, si basa su JGroup, diversi meccanismi di discovery. Multicast non può essere utilizzato per il cluster geografico, unicast ha il problema che tutti i nodi conoscono gli entrambi e quindi se devo aggiungere un nodo devo per forza spegnere tutto. Il JDBC Ping è una funzionalità della C2, del Ggroup della C2, per cui ho utilizzato una tabella, io un nuovo nodo entra a far parte del gioco, si registra su quella tabella, vede quelli che sono attivi, gli parla. C'è una query ogni 60 secondi, per cui il database non viene stressato. Ed è, diciamo, una versione molto di tipo multicast, ma che usa il database al posto della rete. Web server. Web server fa da bilanciatore e reverse proxy. Mod proxy, modjk, usate quello che vi aggrada di più. Io sinceramente consiglio mod proxy perché ho trovato meglio, però se siete,
ci piace molto GK, utilizzate molto GK. Una cosa è vera, dovete utilizzare AGP. Vi consiglio di utilizzare AGP. Perché? Perché con una richiesta AGP contiene le informazioni della richiesta originale. E quindi se la richiesta era HTTP, il mio body avrà riferimenti HTTP. Se la richiesta era HTTPS, il mio body avrà riferimenti HTTPS. Se era una richiesta HTTPS, io rispondo perché il proxy è configurato in HTTP. Fornendo un body con riferimenti HTTP, il browser si arrabbia. AGP non soffre di questo problema. E poi vengono fatti più performanti, perché vengono fatte meno conversioni. Le frame hanno bisogno di replica della sessione. Sticky session, ok, vado un po' veloce su questo perché tanto le slide comunque sono molto dettagliate, poi le troverete. Dovete intervenire ovviamente sul database, anche questo lo messo in cluster, e in altre disponibilità. Sul document store, sul web server, quindi anche il web server si è messo in alta disponibilità. Ovviamente ci sono due macchine con un VIP e quant'altro. Motore di ricerca, ok, CDN. Se volete cacheare le risorse statiche, mettete una cache server davanti all'iframe per tutte le richieste, state facendo la cosa più sbagliata di questo mondo. Un cache server va messo accanto all'iframe, deve essere l'iframe che decide che cosa può essere fornito da un cache server. Non davanti, perché altrimenti vi cache l'HTML e voi fornite la vecchia. Architettura in alta disponibilità. Ovviamente se ho un bilanciatore hardware, il nodo REST proxy e l'iframe possono collassare su un unico server, non è una stella. Faccio solo da REST proxy, dal comunicatore per cui posso collassare, posso diventare un modulo unico. E questa è la famosa maschera. Quanto tempo ancora? Ok, verso il cloud. Andare verso il cloud non è tanto diverso da andare verso un cluster. Cambia soltanto il luogo dove lo faccio. Quello che abbiamo visto finora si può fare tranquillamente in casa, non c'è problema. Perché vado verso il cloud? Vado verso il cloud sempre per i soliti motivi: performance, scalabilità, disponibilità. Ora, ricordate il dogma di prima, fisico diverso dal virtuale. Non so se si legge, ho messo a proposito quella CPU perché è la macchina utilizzata da Amazon per darmi quella M3 2X Large con 8 core. Quindi io sto sfruttando 8 dei 30 di quella CPU. Mi affido a Amazon sul fatto che lui non faccia troppo overbooking sulla macchina fisica. E quindi quegli 8 thread saranno davvero 8 thread. Questa è un'architettura realizzata con tutti i componenti di Amazon. Quindi abbiamo il DNS sopra, il bilanciatore, la parte web, la parte application, database, storage, la parte della CDN e un po' di roba cosa. Quindi teoricamente Amazon mi dà tutti gli elementi che mi servono per realizzare la mia architettura in cloud. E, tra virgolette, anche un meccanismo di autoscaling per scalare. Quindi, io posso dichiarare un scaling group, dico qual è l'istanza di riferimento e delle soglie. Se la soglia supera un certo livello, ecco che viene in quel gruppo creata un'altra istanza, copia della precedente. E viene messa nel gioco, viene collegata al balancer e quindi comincia a risolvere le risorse. Poi, scendo una certa soglia, ok, tolgo l'istanza del gruppo, poiché sui sistemi cloud pago a consumo, di fatto devo anche poter estendere il mio cluster per evitare che una risorsa a consumo non è dato a consumo di traffico, è vero che pago anche traffico, lo pago anche, e lo vedremo dopo, il fatto che io ho una risorsa oppure no, anche se non fa niente, comunque la pago. Quindi poterla togliere dal gruppo è importante. Disponibilità si stava dicendo, quindi è vero che io posso avere la scalabilità, però la disponibilità è importante. Quindi è importante che i miei data center siano distribuiti geograficamente, per region si intendono continenti, per zone significano diversi siti fisici dove ci stanno rack di macchine. Amazon assicura che la latenza tra questi è bassa. Ci sono delle cose da sapere, ad esempio un S3, uno storage S3, che sarebbe equivalente di un NAS, non è visibile tra una regione e l'altra, quindi io non posso avere un application server in America e uno in Irlanda che puntano tutti all'S3 che sta in America. Devo avere un S3 anche in Irlanda e quindi ho traffico di comunicazione di replica tra i due. Economics. L'Elastic Load Balancer vede solo nodi nella region, quindi ho bisogno di delegare
all'S3 che sta sopra, che è un DNS alla fine, delle policy in modo che dica, ok, se tu vieni dall'America non vai a finire su questa region, se vieni dall'Europa non vai a finire su quest'altra region, sapendo che entrambe le architetture sono hot hot, teoricamente le risorse sono risolte correttamente. Una cosa dell'Elastic Cloud Balancer che abbiamo visto durante le sperimentazioni fatte con un cliente è che tu spegni un nodo, poi lo accendi, lui non si accorge che sei acceso e rimane lì. Quindi l'unica cosa che tu hai, l'unico modo per rimetterlo è ricreare il load balancer. Un'architettura, vantaggi e svantaggi. Nel cloud flessibilità, però ho meno macchine per gestire meno utenti, di qua la flessibilità dell'hardware, però devo comunque avere un investimento iniziale. I conti dell'oste. Allora, una macchina di questo tipo, quindi con 16 CPU, 30 GB di RAM, mi costa circa $7,000 per 3 anni. La macchina che sta sotto, che teoricamente è il triplo di quella che sta sopra, mi costa $10,000, non da sola, perché la compro da quella mia. Ovviamente della macchina, dei costi della macchina sotto non sono compresi l'elettricità, la gestione infrastrutturale, il sistemista, il tecnico, tutto quello che è. Per cui mettiamoli, facciamoci giusti conti. Ovviamente su Amazon io pago per trasferimento dati. È vero che pago un centesimo a giga, però in base a quello che consumo potrebbe diventare una cifra considerevole. Poi l'S3 routing tra le varie region, se voglio fare un castello geografico, ha un costo. Il trasferimento tra zone ha un costo. Quindi facciamo i giusti conti dell'oste. Quindi le considerazioni finali che mi sento di dirvi è: non scartate l'appoggio ibrido, quindi vi create in casa, dove avete una flessibilità di scegliere l'orario giusto, una soluzione che è in grado di gestire un certo tot del vostro traffico e poi demandate al cloud, se potete, i sovraccarichi. Anche perché potrebbe essere che avete un altro problema: se la vostra applicazione deve integrare, il vostro portale deve integrare dati che provengono dal vostro CRM, non è che spostate anche il CRM in cloud, il CRM magari rimane in casa perché contiene dati sensibili, quindi avete comunque un traffico e una latenza dal cloud a voi, dal cloud a voi. Quando scegliete un provider IaaS, controllate che abbiano queste quattro cose: scalabilità automatica, il monitoring, distribuzione geografica e delle API, perché magari si possono automatizzare i processi. Ho corso un po', forse qualche minuto, due minuti, un minuto per la domanda. Tutto quello che ho fatto vedere si può fare con la Community Edition. L'Enterprise Edition ha degli elementi agevolanti, tipo ha un plugin per la replica della cache che riduce i costi su cluster superiori ai 4 nodi, o comunque che permette di veicolare tutto tramite cluster link con un cluster 2 nodi, quindi ridurre il traffico e quindi il costo di questo tipo di informazione. Allora, per quanto riguarda l'iFrame, l'iFrame è application server agnostico, perché lo stesso iFrame, lo stesso WAR, con qualche piccolo intervento, funziona da Tomcat Jetty fino a Wesir. Quindi l'iFrame dell'application server usa 0. Ora, Tomcat o JBoss dipende, tu sei più esperto di Tomcat o di JBoss? Se sei più esperto di JBoss, devi stare su JBoss. Attenzione che su JBoss, se fai un cluster, il domain mode non è supportato, non è certificato, quindi non deve essere N macchine standalone. L'iFrame dice, tu sei esperto di WebLogic, ok, ti installi WebLogic, ti manca di WebLogic e mi installo su WebLogic. Si usa Tomcat perché già è il programmatore, più o meno snello, e Tomcat gli piace, cioè non ha tante risorse per tirarsi su. E perché è nel bundle. Allora, il cluster in domain mode di JBoss ha, a mio avviso, un unico vantaggio, che se, quando tu installi la propagazione degli artefatti, tu installi un WAR e li propaga negli altri, quello che fa anche WebSphere, che fa anche WebLogic. Il problema è che gli artefatti di l'iFrame devono essere, tra virgolette, controllati da l'iFrame e arricchiti dall'iFrame, e
c'è un momento preciso del loro caricamento, che cozza con le logiche che ha adottato JBoss. Tutti gli altri aspetti del domain mode non ti servono, perché solo questa. Altra cosa, prima ho saltato velocemente, però le slide le trovate, poi ci sono anche dei riferimenti qui. La replica della sessione non è importante per l'iframe. L'iframe non utilizza la sessione, ovvero la utilizza solo per sapere chi è l'utente logato e su alcuni accordion se li hai lasciati aperti o chiusi. O sulla ricerca del bottone dove è ricerca avanzata, ricerca semplice, sei semplice, session click praticamente. Non usa niente lui perché cerca di essere stateless. Ora, perché abilito la replica della sessione? Perché magari voglio che se cade un nodo l'utente si trovi dotato anche su altri nodi. Però se vado in realtà enterprise, le informazioni su chi è l'utente e la sua password non le sa l'iframe, le sa un sistema di SSO. Quindi, se io avevo un nulla di accesso ad una certa risorsa che è privata, mi cade quel nodo, atterro su un altro nodo per accedere a quella risorsa, l'iframe si accorge che non c'è la tua sessione, scatena il meccanismo di SSO, il ticket di SSO è ancora attivo, ti logga, ritorni sul punto esattamente dove eri e non ti accorgi di niente. Quindi anche la replica della sessione non è un must, non è obbligatorio. Poi è ovvio, se tu fai un'applicazione legacy che sfrutta la sessione, un tuo portal sfrutta la sessione, ok. Ma di suo l'iframe cerca di staccarsene. Proprio perché la sessione, le logiche di sessione, sono diverse da application server. Tipo su WebLogic c'è Coherence che ha dei meccanismi di deserializzazione che ogni tanto creano problemi all'iframe, è un meccanismo di iframe. Per cui lui cerca di non usarlo. Credo di aver finito il tempo. Ok, se avete domande, mi trovate in giro come al solito. Grazie a tutti.